Siamo in compagnia di Davide Ruffilli, preparatore atletico della Virtus Cupello, e da pochi giorni è iniziato il ritiro. Allora, in questa fase di precampionato, un preparatore atletico su cosa lavora maggiormente? Abbiamo iniziato con un'attività prettamente di tipo aerobico, lavorando un po' sulla potenza aerobica. Tra qualche giorno inizieremo a lavorare un po' più sulla resistenza, la tacita, e poi man mano, settimana prossima, inizieremo a lavorare un po' più sulla forza, su caratteristiche un po' peculiari, diciamo, in relazione al modello prestativo del calciatore. Quindi questo è l'iter, tenendo conto dell'inizio del campionato che è inizio settembre, la prima settimana di settembre. Arriveremo alla settimana tipo. Questo è un macro programma delle attività che andremo a fare da oggi nelle prossime settimane. Ogni giocatore ha un modo sicuramente differente per ottenere la forma ideale, per poter giocare dando il massimo delle sue potenzialità. Come si può gestire una situazione del genere? Ovviamente, essendo uno sport di squadra, è difficile effettuare un allenamento personalizzato, però possiamo fare degli allenamenti specifici in relazione alle caratteristiche peculiari di ogni singolo gruppo di appartenenza. Quindi lavoreremo per ruoli, lavoreremo nella parte, soprattutto nella fase difensiva, fase offensiva, tenendo conto delle caratteristiche somatiche e soprattutto atletiche di ogni singolo individuo. Quindi un lavoro più che individualizzato per gruppi di appartenenza. Su cosa si può lavorare per prevenire infortuni? Allora, già come vedete qui alla mia destra ci sono tutta una serie di attività a livello di propriocettiva, quindi di andare a lavorare a livello articolare mettendo in funzione quelli che sono i meccanismi propriocettivi per evitare che le articolazioni vadano a effettuare dei movimenti anomali e quindi portare i ragazzi incontro a infortuni di carattere sia muscolare che articolare, quindi prevenire questo, soprattutto muscolare. Quindi faremo molta attività preventiva e adattata. Questo è l'obiettivo. La prima cosa è non far subire dei danni a questi ragazzi che sono giovani e hanno tanta voglia di fare. Come li hai trovati il primo giorno di ritiro? Tutto sommato si vede che qualcuno ha lavorato anche quest'estate, qualcun altro un po' meno, però cercheremo nell'arco di questo mese di riportare tutti a un buon livello di performance fisica, atletica. Sei arrivato con l'avvento di Mister Ilias Zetulaev, che rapporto hai con lui? Allora, io lo conoscevo già da quando stava nei settori giovanili della Virtus Vasto. L'anno scorso, poi a metà campionato, mi ha chiesto di dargli una mano a San Salvo. Infatti, abbiamo fatto il campionato di promozione insieme. Io sono entrato a dicembre e quest'anno mi ha richiamato, mi ha chiesto di supportarlo e sopportarlo in questa avventura. Oltre agli aspetti intrinseci alla tua professione, che idea ti stai facendo di questa sessione di calciomercato nel campionato proprio d'eccellenza che sta per partire? Allora, io dico che questo è un campionato d'eccellenza un po' così atipico, diciamo che è quasi un interregionale, quasi un interregionale, perché sono veramente squadre blasonate che hanno voglia di tornare presto in interregionale, come ad esempio abbiamo Teramo, Giulianova, Vastese, tutte Casalbordino che ha fatto un'ottima campagna acquisti, quindi sarà una bella stagione, una stagione che sarà soprattutto importante viverla questa stagione in maniera intensa e con passione come stiamo facendo. Questo è l'obiettivo più grande.